Le squadre sono già in campo agli ordini del signor Riccardo Fichera della sezione di Milano, in attesa che venga dato il fischio d'inizio. È quasi tutto pronto, ora l'arbitro si consulta, in questo momento dà inizio a questa sfida. Il Valdiano si schiera con Robertil, Esposito, Isoldi, Comegna, Abate, Magliocca, Polino, Farano, Trimarco, Vitale e Aracri, secondo la tradizionale numerazione che va dall'1 all'11. Risponde il San Vito Positano con Belviso, Rocchino, Amita, Esposito, Antonio, Vallefuoco, Esposito, Valerio. E il Valdiano riprende il gioco con Isoldi, però troppo affrettata la rimessa, ma in qualche modo Vitale riesce ancora a servire Aracri. Aracri entra in area, prova a mettere in mezzo e c'è la rete di Paolino! Paolino! 1-0 al 14esimo! Meno precipitoso. Ora Valerio Esposito per Belviso. Rinvio. Il pallone arriva in qualche modo all'Angella. Che supera Esposito, poi la ciabattare un tiro che non impensierisce Robertillo. Aracri prova ad involarsi sulla sinistra, Aracri alle prese con Di Rucco, supera uno, due avversari, entra in area Aracri lascia partire un tiro debole, ma il portiere Belviso ha qualche difficoltà, forse avrebbe potuto. Buondonno, Valerio Esposito in avanti a cercare l'Ancella, ma chiude molto bene Antonio Abate, che appoggia su Polino, l'autore della rete del vantaggio. Trimarco anticipato questa volta da Valerio Esposito, riparte Antonio Esposito che prova a lanciare per Di Rucco. Di Rucco, il capitano, entra in area, prova a superare Esposito, mette in mezzo, calcio d'angolo. Comegna, lungo rilancio a cercare Polino, che addomestica il pallone e poi è costretto ad appoggiare all'indietro per Abate. Abate ancora per Magliocca, Magliocca dall'altro lato del campo per Isoldi, Isoldi per Farano, anticipato Farano e il pallone viene però recuperato ancora da Comegna. Buon lancio di Trimarco per Paolino, che riesce a tenere il pallone in campo, supera un avversario, entra in area. La battuta ad Amita, Comegna per Vitale, Vitale prova ad andarsene, è isolato. Comegna, Paolino entra in area. L'arbitro lascia correre tra le proteste del pubblico. Dicevamo, il signor Fichera della sezione di Milano, coadiuvato dagli assistenti dell'isola di Sapri e Guerra di Nola. Ora il Valdiano prova ad impostare questa azione, è ancora con Paolino. Vediamo, tutto pronto. Batte Comegna per Aracri. È uno schema che non si concretizza, per cui sfuma questa opportunità. Rimessa con le mani. Esposito mette in mezzo e riesce a guadagnare un corner. Valdiano, che è partito con l'acceleratore pigiato, il piede pigiato sull'acceleratore, per cercare di mettere al sicuro il risultato. In questi primi tre minuti ha stazionato sempre nella metà campo del San Vito Positano. Ora andiamo a seguire questo corner all'indietro per Esposito. Esposito, traversone per la testa di Trimarco e c'è la rete di Aracri. Aracri al terzo minuto realizza sugli sviluppi di un corner
Belviso. Ha segnato il numero 6, Magliocca. Magliocca, Magliocca, prestazione autorevole la sua, coronata anche dal gol. Ora Vitale appoggia per Trimarco, Trimarco, ottima la giocata, Trimarco, Trimarco per i soldi mette in mezzo. Comegna, dall'altro lato Esposito, Esposito per Paolino, Paolino guadagna metri, appoggia su Trimarco, Trimarco al limite dell'area, è costretto a girarsi, poi serve all'indietro per Farano, Farano ancora per Aragni, manovra, fuori gioco, fuori gioco del San Vito Positano. Lungo lancio di Comegna a cercare Limatola, Limatola alle prese con Rocchino che lo costringe quasi all'altezza della linea del calcio d'angolo, ora scarica sui soldi, i soldi può effettuare questo traversone ma è preda facile di Belviso, cross troppo lento e ancora una volta Magliocca in anticipo su Di Rocco. Di Rocco batte la rimessa laterale, poi si trova con il pallone tra i piedi, ora c'è Natino e c'è la rete di, del numero 9, Farricillo al 23esimo. Magliocca, ma il pallone arriva al numero 16, Porzio che prova la conclusione. Osservare questo vantaggio minimo, c'è un calcio di punizione e c'è il recupero provvidenziale di Nicola Delle Donne, ancora pericoloso il San Vito Positano che ora crede veramente di poter acciuffare un insperato pareggio, almeno dopo i primi minuti di gioco sembrava che alla battuta va Porzio. Questo corner all'indietro per Di Rocco e c'è questa conclusione del capitano. Delle Donne per Limatola che va a guardare questa rimessa laterale. Delle Donne in area. Alle inzuccate di Farricillo. Palla che attraversa tutta l'area di rigore. Ok, c'è Di Rocco. Palla in mezzo. Ed è finita. E il Valdiano, con un po' di sofferenza, porta a casa una vittoria importante.